Eccoci. Vediamo se ci siamo, se tutto funziona. Ecco che qualcuno arriva. Iniziamo questa nuova diretta. Sono molto contenta di questo appuntamento, è molto divertente conoscervi in live. Allora, eccovi che vi state collegando, benissimo. Allora, vediamo se la nostra ospite di oggi è già arrivata, vediamo. Oggi abbiamo una diretta con Maria Chiara, che credo sia giovanissima. Ciao Stefi. Allora, vediamo se ci sei, Maria Chiara, se sei già arrivata. Mandami pure una richiesta di invito. Intanto io ti cerco, anche se non sarà facile. Perché avendo tante persone faccio fatica. Però vediamo. Vediamo se ti trovo io. No, io non ti vedo, Maria Chiara, quindi mi devi mettere tu la richiesta. Allora, si va in basso se ci sei, giù in basso dove c'è quel più. Allora, intanto che vedo che si stanno connettendo tantissime persone, dai, ciao a tutti, benvenuti. Allora, queste sono, per chi non lo sapesse, questo ciclo di dirette in cui vi invito a raccontare, eccola, la vostra esperienza. Ecco Maria Chiara, vediamo se funziona subito. Che fa un po' prendere dimestichezza con la realtà a chi magari deve approcciarsi, magari chi si sta approcciando è anche un modo per sentirsi meno soli a volte. Allora, non so se Instagram ci farà subito fare questa diretta, perché come sempre ci sono alcuni problemi di bug che dà Instagram quando bisogna fare dirette a due. Quindi io ti ho accettata, Maria Chiara, non so quando riusciremo a vederci. Allora, vediamo, continuo ad accettare la richiesta. Non lo so come faremo, vedremo. La scorsa volta è andata abbastanza velocemente con Rossella, quella prima con Dario, insomma. Quindi, intanto che ci siamo, dato che comunque, vediamo, niente, non arriva. Maria Chiara, dammi, tu dici se ti dà, che sei in attesa, a posto, figurati. Vabbè, allora, intanto che riusciamo a partire con questa live a due. Vi faccio una domanda. Ecco che no, dice non può partecipare. Mi è uscito adesso il scritto, mamma mia. Instagram ti odio. Allora, riproviamo. Vediamo se adesso potrà partecipare. Mi è venuto proprio sotto la scritta. Maria Chiara non può partecipare. Maria Chiara, io spero che va. Eccoti! Dai, è Ciao. andata! Ciao, che piacere vederti di persona. È sempre molto strano e bello. È vero, sì. Allora, bene, dai, ci sono un sacco di persone collegate. Sei emozionata? Non esserlo, c'è una chiacchierata veramente così. Io sono, anzi, sono, ti ringrazio per aver accettato l'invito. Grazie a te. È sempre molto bello avervi qui e spero che questa rubrica continui nel tempo. Io, cioè, mi piace proprio conoscervi così perché è diverso vedervi in faccia e soprattutto penso che sia anche utile poi per chi si approccia a vedere che effettivamente c'è chi dall'altra parte studia come Sì. lui e che non sono soltanto belle cose che ci raccontiamo. Maria Chiara, sei pronta alla mia super intervista? Sono pronto. No. Stai tranquilla, non ti agitare, stai tranquilla. Ma quanti anni hai? Perché sei giovanissima. 28. Vedi? Vedila, 28. Ma quindi tu già insegni o non hai mai insegnato? Facci capire un po' i fatti tuoi. Sì, ho insegnato un anno in una paritaria quando mi sono laureata, ancora le GPS non erano aperte, e poi mi sono inserita nelle GPS in seconda fascia. Ho avuto la fortuna di lavorare da subito, perché io ho diciamo, la laurea per insegnare lettere superiori e medie, però ho anche un indirizzo particolare per gli stranieri. Quindi quella è stata la via che mi ha prima dato un po' di spinta.
E poi da lì ho accumulato punti e poi ho potuto lavorare sulla 12, che è quella che poi mi interessa, cioè italiano alle superiori. Quindi sì, ho lavorato tutti gli anni, fortunatamente in Puglia, dove dicono che è difficile, ho resistito, ce l'ho fatta. Ho aspettato sempre un po', no? I primi mesi con l'angoscia, non ti chiamano, l'us di Bari è lento, però ogni anno ce l'ho fatta, sì. Bene, dire che l'USP di Bari non è neanche il più lento in realtà, Sì. Infatti. però sì. Anzi, devo dire che in Puglia siamo messi piuttosto bene, non si direbbe, ma invece sì. E, ok, quindi in realtà tu hai già un po'. Quanti anni praticamente ormai hai fatto di insegnamento più o meno? Nelle statali 4, più la paritaria 5, proprio da subito dopo la laurea. Ok. Bene. Vedete, questo è già veramente un invito a star sereni poi, perché pian piano si riesce, si trova la quadra. Tu che Sì. esperienza hai avuto nelle paritarie? Nel senso, positiva o negativa? Perché io sono dovuta negativissima quando è stato. Anch'io, sì, anch'io, perché oltre era una scuola un po' particolare, però quelle capitano anche nel pubblico, ovviamente. Un'esperienza un po' poco formativa e più di sfruttamento, diciamo, più di aiuto. Poco formativa, poco, ho visto poco di quello che davvero è la scuola, ho visto poco. Poi dal primo anno di pubblica in poi ho visto effettivamente come si lavora e quello che si fa. Sì, anche io ho lavorato in una paritaria in realtà per 3 mesi, poi mi sono licenziata perché avevo capito che non mi avrebbero pagata e quindi ho detto cucù, ciao, perché ok il punteggio però fino a un certo punto. Sì. Ci chiede, anzi ti chiede Marta, cosa hai come titolo per insegnare ai bambini stranieri? E allora, ho conseguito una laurea all'Università per Stranieri di Perugia, ce ne sono due in Italia, a Siena e a Perugia, proprio per gli stranieri, che già ti aiutano a conseguire esami inerenti alla classe di concorso a 023. In più serve un titolo congiunto, che è una certificazione di insegnamento italiano L2. Io in particolare ho conseguito il CEDILS alla Ca' Foscari di Venezia, però c'è anche quella che rilascia Perugia, c'è quella che rilascia Siena, ce ne sono diverse. È proprio certificazione insegnamento italiano L2, è quella. E ora va tantissimo, infatti, perché poi, soprattutto adesso con questa nuova riforma, questa per gli stranieri, insomma, voglio proprio vedere che cosa accadrà Infatti, adesso. sì, perché è una figura che in realtà compare pochissimo, è diciamo relegata al primo grado. Secondo grado i ragazzi se la vedono da soli, non c'è cioè, il mediatore, ma che raramente c'è davvero poi nelle scuole. Invece noi compariamo nel primo grado, nei CPA praticamente, proprio come corsi di alfabetizzazione per soprattutto i migranti, la gente arrivata da pochissimo in Italia. E quindi poi loro conseguono una certificazione A2 o B1 e da lì possono iscriversi al primo grado per poi prendere il titolo. Quindi un percorso tutto in itinere che fanno Giorgia chiede, infatti conferma, ma insegna la primaria o la secondaria con quel titolo? Secondaria primo grado, secondo grado Che poi, vabbè, lasciamo perdere questa cosa perché è veramente un po' triste il pensiero che poi è un po' come se pensiamo, e questa è sempre le mie massime qua, alla disabilità, è un po' la stessa cosa, cioè noi pensiamo sempre alla scuola e il dopo la scuola rimane un po' così è un po' limitante, quindi la stessa cosa accade poi per gli stranieri, ovunque ci sia da fare inclusione in realtà, è qualcosa che rimane sulla carta spesso e non è così. Infatti. C'è un'altra domanda di GPPSS, ma vale comunque tra i titoli per il concorso? Sì, vale in questo concorso 3 punti, punto 75. Negli altri non lo so, questo è il secondo a cui ho partecipato e in questo valeva. Vale anche nelle GPS, viene conteggiato nelle GPS, però non nella 023, perché lì è titolo congiunto, quindi non viene calcolata. Nelle altre classi viene valutato come titolo in più. Ok, quindi tu hai fatto già 2 concorsi, quindi mi sembra di capire. Io partecipai a quello 2000, bandito nel 2020, che poi abbiamo svolto nel 2022, e ho visto tra l'altro la diretta di Dario, la scorsa diretta, proprio come lui, non passato per pochissimo, cioè 66 punti,
preparato tutto da sola, rabbia, rimorsi, e quindi questo mi sono messa proprio sotto da giugno dell'anno scorso che ho iniziato a prepararmi, però poi penso me lo chiederai. Io inizialmente ho studiato da sola, cioè ho comprato i manuali dei 24 CFU e ho studiato da sola. Una quantità di notizie infinita, ovviamente ridursi ai manuali era poco, andare a reperire informazioni altrove sembrava una cosa strana, non si riusciva e quindi mi sentivo persa nel mare, ho detto, vabbè, andrà come l'altro, troppe, troppe informazioni, non ce la farò. Però quindi lo studio l'ho iniziato da sola, integrando man mano, c'erano anche i video del dottor Fanello, pian piano ho iniziato a reperire informazioni. Poi per puro caso nella home di Instagram mi è uscito un tuo video nel quale parlavi di queste palestre, dove avresti fatto una live dove spiegavi cos'erano queste palestre. Io non so per quale motivo, ho detto, ah, questa professoressa mi ispira fiducia perché ce ne sono tanti che fanno divulgazione, che preparano i corsi, però non mi ero mai fidata, ho preferito fare sempre da sola. Vedendo il tuo video invece mi ha ispirato fiducia per il modo in cui tu comunicavi, non eri una venditrice di corsi. Eri una professoressa che spiegava quello che avremmo fatto e quindi poi ho seguito la tua live e non ho esitato, ho subito comprato le palestre, subito, e ne è valsa la pena perché poi le ho seguite tutte con impegno e sudore, abbiamo faticato tante ore fino alla sera. All'inizio spaventano tantissimo perché poi non avendo studiato con te, ovviamente c'erano tante informazioni che tu davi per scontato ai tuoi corsisti, ma che per esempio io non avevo, quindi le ho Vedi, questa è una prese. cosa che mi dà da feedback, quindi non era così No. semplice. No. C'erano per esempio tutta la questione competenze, le DigComp, anche banalmente anche quelle del 2018, la differenza 2006-2018, facendolo da soli, la normativa è un caos. Invece, vedendole su carta come tu poi le spiegavi, ho iniziato a recepire, ho messo ordine alle norme, ho messo ordine a tutte quelle cose extra che sui manuali non ci sono e che sono moderne, attuali, soprattutto di chi sta nella scuola, perché i manuali non sono nella scuola, quindi da lì ho preso. Ma quindi anche il fatto, giusto perché poi mi serve come feedback anche per le prossime, perché ci saranno, il fatto di avere poi la dispensa dopo era utile, cioè andava Utilissimo. bene, ok. Sì, perché poi ovviamente facendo tante ore di live, molte volte tu non ti soffermavi su quella domanda in particolare, quindi andavo nel panico, cioè perché non la so? E tu dicevi, non vi preoccupate, poi sarà tutto spiegato. Infatti io ho conservato ancora tutte le tue palestre, sia il quiz che io ripetevo, io li ho ripetuti all'infinito fino a che non ho fatto lo scritto, e sia le dispense con la spiegazione. Era proprio utile perché io leggevo la domanda e la memorizzavo e poi leggevo la spiegazione. Dalla spiegazione magari integravo se qualcosa non l'avevo fatta, non l'avevo studiata. Ho integrato tantissimo, è stato fondamentale sia lo studio individuale, sia l'integrazione delle tue palestre e sia i video anche del dottor Fanello che spiegavano, perché sentire una voce è diverso da leggere, proprio, cioè non c'è storia, la lezione frontale serve. Sì, in realtà che poi è un po' come è strutturato il corso, cioè c'è sempre una spiegazione, sempre una dispensa, è un po' quello il principio. No, però mi fa piacere perché questa è la riprova di come quella palestra effettivamente sia stata utile anche per chi eventualmente non aveva seguito con me. Quindi tu sei un caso nuovo, diverso, cioè perché finora Dario, Rossella avevano seguito anche la parte di teoria con me. Quindi, ok, vedi. Cioè, è buono per chi magari sta ascoltando e non è riuscito in qualche modo a prendere il corso. Allora, intanto c'è una domanda su quello che stavamo dicendo prima. Si può insegnare con le lauree lingue e c'è La la 023 023? Mi sa di sì, però non sono quando sicura. c'erano delle colleghe che avevano la triennale in lingue e che poi hanno dovuto integrare degli esami particolari, perché poi ovviamente c'è una lista di CFU da avere oltre il CEDILS, ora non ricordo bene, però sono alcuni in latino, alcuni in italiano, in storia, e quindi sì, anche lingue si può incastrare, però ci sono degli esami sicuramente da integrare oltre il CEDILS.
Allora, Sara, puoi ripetere la tua domanda perché non mi è chiara che tipo consigliate per CDC a 0,46? Cosa intendi che tipo? Non si capisce. Vediamo se ci sono altre domande intanto. Allora, dice Marta, cambia molto se si è già prof, secondo me. Penso si riferisca al fatto del concorso per sé. Allora, sì, tu che cosa ne pensi? Sì, me ne sono resa conto nella differenza tra primo e secondo grado, perché avendo insegnato sempre al secondo grado, molte cose per esperienza le impari, anche cos'è un PCTO lo vedi concretamente. Invece il primo grado ha competenze diverse, indicazioni nazionali diverse e quindi si va un po' più attentoni, però anche lì ho riguardato mille volte la diretta della lezione simulata del primo grado. E da lì ho preso le Perché tu informazioni hai fatto per. anche quella, è vero? Sì, Perché tu hai l'ho fatto fatto per due. palestre e poi la lezione Sì, simulata. infatti è stato un percorso perfetto perché hai spiegato, c'erano le dispense, poi c'era la. Quindi quello, cioè il percorso completo è sicuramente la cosa migliore per non sentirsi smarriti, perché combacia tutto, poi combacia la teoria con la pratica. Facendo la teoria da soli si può fare, però. Ovviamente sono due fonti diverse, quindi devi imparare a combaciare tutto, a far combaciare tutto. Quindi aspetta, raccontami un po' per la lezione simulata a questo punto, cioè dai qualche, racconta un po' questa esperienza magari a chi. Allora, quando abbiamo saputo di aver passato lo scritto, ovviamente, e mo, che cos'è questa lezione simulata? Boh, aiuto! Anche perché pur lavorando a scuola, nessuno ci insegna come fare una lezione simulata. Magari tante tecniche, tante metodologie le applichiamo, ma i colleghi nemmeno sanno che cosa stiamo facendo, cosa stiamo applicando, lo fanno per esperienza. E quando infatti poi hai fatto quella diretta nella quale raccontavi la tua lezione simulata, io a occhi chiusi mi sono subito fidata perché ormai ti conoscevo, ma comunque anche lì tu sei stata chiara, hai spiegato quello che avremmo fatto. Mi ricordo che ti arrabbiasti anche perché ovviamente eri contraria a chi ha iniziato a vendere lezioni preparate, no? Quindi tu dicevi, con me si lavora, ed è vero, cioè si lavora, si suda. Però i risultati poi sono veramente pieni, cioè non solo mirati al concorso, ma sono proprio pieni a livello formativo. Cioè, questa è una cosa che proprio ti dicono tutti perché è vero, ti formi proprio come insegnante, non è finalizzata alla prova la tua preparazione, come magari quando fai scuola guida ti preparano a superare il quiz. No, è proprio una formazione globale, piena. Infatti, io mi sono sentita subito più sicura. Non solo per la lezione di per sé, ma proprio per affrontare l'orale, perché ero tranquilla, perché avevo tutta la teoria del mondo immagazzinata, sapevo come rispondere a tutto e quindi ero più tranquilla. Anche lì la prima live durata fino alle 10 di sera, io ho resistito fino alla fine, ho seguito una stanchezza proprio a livello mentale, a parte Cristina che si sgolava per cercare di farci capire ogni due per tre. Cristina, ma questo vale come compito autentico? Ma queste c'è le domande che non c'entravano niente, tu rispondevi a tutto e quindi già la tua pazienza. Ma poi all'inizio ti sembrano tante informazioni che dici, oddio, aiuto, che cos'è? Piano piano si entra poi nel pratico, già facendo la pratica nella live stessa era più chiaro. Io poi però l'ho rivista, l'ho riguardata più volte in modalità 2x, andavo veloce, andavo dove mi interessava e lì veramente con le dispense accanto che avevo anche studiato, comparando dispense e live, era tutto chiaro, cioè prendeva tutto forma, ha preso tutto forma piano piano ed è stato utilissimo. È stato proprio la svolta, il wow che mancava. Ok, quindi tu, per feedback personale ti chiedo, cioè secondo te quindi ci sono delle cose che magari potrei migliorare a livello di questo tipo di corso, della lezione simulata, per dare un quid in più, magari fornire prima o meno le dispense, poteva essere più utile a questo punto, perché quello è il dubbio che mi è venuto, onestamente. Allora, quella mini lezione di 20 minuti che c'era già sul corso era già esplicativa per poi affrontare la live, quindi già quella dava le idee chiare. Le altre dispense, personalmente, io le ho studiate dopo perché mi serviva prima una tua spiegazione, quindi su quello no. L'unica cosa che io notavo, però,
è un quid in realtà tuo, e la lunghezza, cioè, è stata proprio pesante. Magari a volte il dono, non della sintesi, perché tu sei chiara, non parli a vanvera, sei chiara, però a volte la stanchezza è così tanta che tu sei troppo disponibile con i corsisti, e quindi ci soffermavamo tantissimo su delle cose, perché tu dicevi, ovviamente lo voglio dire ora, lo voglio dire ora che siamo in live e non dopo, è giusto, tu chiarivi subito i dubbi, solo che eravamo tanti, quindi quello risultava un po' pesante, però io comunque ho resistito fino alla fine perché non Oh, in volevo. realtà se avessimo avuto più tempo probabilmente l'avrei anche spezzata la live, fatte due live, però per come è andato il periodo cioè, ho dovuto Infatti, necessariamente sì, farlo così, eravamo di però sì, prendere. infatti poi l'ho caricata divisa perché sennò era Sì, e infatti di divisa è più leggera. Un giorno mi sono vista la prima, un giorno la seconda, più anche hai anche modo meglio di immagazzinare, perché poi ti arrivano tutte queste informazioni insieme. Ovviamente uno sì, un attimo si Eh spaventa, sì. Ok, però sapevo che poi ci sarebbe stato un senso finale, alla fine si trova. arriva una domanda di allora, Marta in realtà ti ha già risposto perché hai già fatto il concorso, sì. Sì, Sì. magari dopo racconti la tua esperienza proprio tutta. Poi c'era un'altra domanda di Ilaria, ma il corso è per primaria o secondaria? Io devo concorrere per educazione motoria sia primaria che secondaria. Allora, ora dipende da quale corso stai dicendo. Se parli della parte teorica per l'autunno, quindi verso il ruolo, quello è un unico corso adatto per infanzia, primaria, primo grado e secondo grado, perché ci sono gli approfondimenti mirati, specifici. Quindi ti dico, questa la fai meglio se sei infanzia e primaria, questo lo fai meglio se sei primo grado o secondo grado. Diverso è per la lezione simulata di cui stava parlando Maria Chiara, perché lì invece ho fatto quattro corsi diversi, uno per infanzia, uno per primaria, uno per primo grado e uno per secondo grado, perché sennò invece di 7 ore ne facevamo 390 e quindi ho dovuto chiaramente, per cercare di essere un po' più chiara, dividere le live. Vediamo se c'è un'altra domanda, qualcosa più. Ecco, sì. Ciao, io ho preso solo quello per l'orale. Come si chiamava quello per lo scritto? E quello che è adesso in promozione, Podesta Vivian, verso il ruolo. Allora, aspetta, aspetta, aspetta. Ok, no, non ci sono altre domande, quindi rispondiamo a quella domanda di prima. Dai, racconta la tua esperienza con il concorso, che sicuramente fa veramente interesse per tutti. Allora, io ho fatto lo scritto il 14 pomeriggio, credo allo stesso momento in cui l'hai fatto tu la stessa prova. Mattina, mi sa, l'ho fatto. Sì. Non mi ricordo più. Pensa un po' come. Forse anch'io mattina, che abbiamo il cognome con la G, quindi siamo trovati nel secondo giorno. E, allora, per lo scritto ero molto agitata perché avevo un piccolo, chiamiamolo, trauma, diciamo, rispetto allo scritto fatto 2 anni prima. E proprio la stessa modalità, computer based, dei professori che ti fanno entrare nella stanza, lasciare i telefoni, proprio la stessa procedura, quindi avevo questo angoscia dentro. E infatti molto utile è stata una live che Cristina ha fatto su Good Vibes, sulla meditazione. Io ho proprio preso appunti, ho meditato anche la sera prima dello scritto. Era proprio un modo per placare proprio gli animi, per calmarsi, sì. Quindi immaginare già cose positive, essere sicuri di quello che avevamo fatto con tutta la fatica che avevamo fatto, almeno andare sicuri. Infatti, quel giorno dello scritto ho cercato di provare le sensazioni che avevo provato in quella live e ho iniziato da subito a rispondere. Non tornate mai indietro quando si ha un dubbio, la prima è quella. E cercavo di seguire poi le indicazioni che Cristina aveva dato, cioè prima conoscenza, poi strategia e poi. No, no, scherzo, vai, vai. E poi là, cioè, era alla fine, devo dire, ho notato all'inizio, quando l'ho fatto, mi sembrava facilissimo. Ho detto, vabbè, ma è una cavolata, che cos'è? Ho iniziato a rispondere, poi l'ho rivisto, l'ho ricontrollato. Più che altro avevo problemi su inglese, non sulle altre domande. E, tra l'altro, a me c'era una domanda su Lombardo Radice, il programma Gentile, e io quello non l'avevo trovato in nessun libro.
fortuna avevo visto un video del dottor Fanello nel quale lo spiegava e quindi mi ricordavo chi fosse, perché poi le alternative, alcune erano assurde, però alcune potevano essere, tutti hanno avuto il dubbio con Gramsci, c'è stato un dubbio generale. Bene, Quella l'ho. c'era, nella parte teorica c'era. Infatti, vedi, è cosa che io non avevo. E quindi poi quando è finito, avevo il cuore a 1000, vabbè, ora vediamo almeno 70, almeno 70, esce lo schermo, io non vedo, vedo solo degli zeri e il professore mi fa complimenti, signorina, ha preso 100, applauso, boato nella stanza, nessuno aveva mai preso 100, bravissima, due o tre anche non l'avevano passato. Io lì per lì ero incredula, dicevo no, ma è facile, era facile, gli altri non l'hanno passato perché non hanno studiato, era facile. In realtà, riguardarlo ora che avevo accantonato un po' la teoria da mesi, ho notato che non era davvero, davvero facile. Sicuramente non era un quiz, a livelli di Harvard, però era del settore, era per chi si era preparato e quindi mi sono resa conto di quanto è stato utile lo studio e le palestre, perché le palestre allenano proprio cosa perché io lì studiavo. Chissà che... Si era bloccato. Aspetta, Chiara, mi sa... Sì, un attimo si è bloccato, ci sei di nuovo. Sei Ok. rimasta a Allenano A. Ah, ok. Sì, allenano proprio al quiz, perché io l'errore che feci nel concorso 2022 fu proprio quello di studiare la materia in maniera proprio folle, però non prepararmi tanto sui quiz. E quindi il tipo di esame a crocette è diverso da un esame orale o su materia normale. E quindi allenandomi nelle palestre anche tante ore a mantenere la mente allenata, a ragionare sulla scelta multipla è servito tantissimo. Quella ha fatto la differenza. Quindi poi con un animo un po' più leggero ho affrontato l'orale perché insomma Dopo aver partivo. messo i pesi, dopo aver messo i pesi. Sì. E infatti poi l'orale, anche lì, ho seguito ad aprile le dirette sulla lezione simulata. Poi nel frattempo ho continuato a studiare le mie materie per forza e poi verso giugno, io avevo l'orale a luglio, quindi verso giugno mi sono dedicata tutto il mese di giugno a rivedere lezione simulata, le indicazioni nazionali le ho lette proprio per bene, ricordo anche le parole. Poi le parole che diceva Cristina, la geografia è una disciplina cerniera che erano nelle indicazioni, cioè ho ritrovato le parole di Cristina nelle indicazioni, anche quello fa tanto, cioè Cristina usa le parole proprio della normativa, le usa nelle dispense, quindi tu le studi e ti diventano già familiari, cioè poi parli come se fossi uno del ministero, perché le leggi, le sai, sono tue. E poi il giorno prima ho pescato la traccia e lì pensavo di metterci meno, io avevo già preparato lo scheletro con tutte le indicazioni, però ho perso le prime 3 ore a rivedere bene la materia, cioè l'argomento che mi era uscito l'ho rivisto per bene, anche perché dovevo avere proprio la teoria bene fissata. E poi dopo queste prime 3 ore di studio ho iniziato a lavorare allo scheletro. Il primo, io ho pescato alle 2, sono arrivata a casa alle 3:30, quindi fino alle 6 del pomeriggio, alle 7 ho studiato. Poi ho preso un attimo una pausa e poi ho iniziato a lavorare e ho finito alle 3 di notte, ma è stata una, diciamo, una mia meticolosità, avrei potuto finire prima. Ho cercato per bene, ho cercato di combinare bene tutti i consigli di Cristina. Infatti poi il secondo orale la settimana dopo sono andata più veloce perché ormai Avevi fatto. fortificata dell'esperienza. Sì, sono andata più veloce e quello poi all'orale si è visto tutto, cioè la commissione vedeva cose inserite nella lezione che non aveva nemmeno il bisogno di chiedere perché io già le spiegavo, poi i riferimenti dei loghi, l'inclusività, le TIC, poi la slide sul QR code, tutti a bocca aperta non sapevano nemmeno prendere il QR code, quindi ah, così, io preoccupato di essere il QR code non va bene, quindi ah, complimenti, quindi anche quello ho visto che te lo scrivono tutti, è vero, fanno i complimenti per la lezione simulata, perché si vede che è preparata in maniera impeccabile. Poi chiaramente Ecco. la domanda sulla disciplina è quella, Ora Cristina lì sale, però. non può fare, però in realtà anche lì la prima cosa che ho fatto appena ho pescato la domanda è stata collocarla nel curriculum, cioè mi sono usciti gli scavi di Pompei, allora subito ho detto questo si collega nel primo biennio per geostoria e nel quarto anno
per italiano. E da lì poi sono partita con spiegare perché si spiega il biennio al quarto anno e ho portato avanti. Anche quello stato fa la importante. differenza. Sì. Allora, Chiara, col QR code, quello è una cosa specifica della lezione, non possiamo dire di più su questo, però è proprio una chicca del corso, della lezione simulata. Allora, è uno di quei consigli che abbiamo chiamato consigli wow. Allora, invece c'è la Marta che chiede, fino a quando ci sarà la promo del corso verso il ruolo per l'autunno? In realtà, diciamo, c'è già stato il primo salto, ma e credo che fino al 25, se non erro, comunque sul sito credo che ci sia scritto un countdown o qualcosa del genere, credo fino al 25. Allora, poi vediamo se ci sono altre domande. Aiuto? Allora. Questo abbiamo già detto. Come si acquista il corso? Sul sito di BB Academy trovi tutto lì. Tutti i corsi più grossi che faccio li faccio lì, mentre quelli più piccoli anche con altre piattaforme. Questo abbiamo detto. No, Maria Chiara, dai, continuiamo invece l'esperienza del concorso. Concludiamo questa cosa. Quindi loro ti hanno fatto soltanto estrarre la domanda, non ti hanno fatto altre domande dopo, te ne hanno fatte. Sì, allora, alla commissione di A12, quindi secondaria, c'era direttamente la dirigente della scuola e loro durante la lezione non hanno mai parlato, infatti io ero disperata, sto andando malissimo, sto facendo schifo e poi vanno anche facce molto serie. Invece non appena è finita ho detto complimenti, complimenti per la lezione, bellissima, ottima, non abbiamo domande. Poi io avevo la domanda, l'avevo pescata prima, l'ho aperta al momento e ho visto questi scavi di Pompei, ho iniziato io a parlare degli scavi di Pompei, loro mi hanno fatto qualche domanda. Collegata alla materia, cioè stavo parlando di Foscolo, quindi il dibattito tra Manzoni, Foscolo, la Biblioteca Italiana, e quindi mi hanno chiesto semplicemente di che cosa, qual era il parere di Foscolo rispetto al dibattito romanticismo neoclassicismo, e poi mi hanno chiesto di continuare in inglese. Io penso che l'abbiano fatto semplicemente perché l'orale stava andando bene, altrimenti la domanda che fanno in inglese è un po' più cioè chiedono di parlare di te, non lo so, da quello che ho visto un po' delle altre esperienze, quindi mi hanno chiesto di continuarla in inglese e è stato un po' difficile perché anche se in inglese io sono abbastanza scorrevole, parlare della materia in inglese è diverso, non ho il CLIL, quindi è stato proprio, sono andata un po' lenta. Infatti poi però sempre in inglese, questo consiglio che anche aveva dato Cristina, dimostrate la vostra personalità, alla fine dell'esame ho detto in inglese, scusate, di solito sono più fluente, oggi ero un po' emozionata. E loro mi hanno detto, don't worry, your English is very good, quindi anche quello ha fatto vedere un po' di naturalezza. E quindi quello di A12 si è concluso velocemente. Quello di A22 invece mi hanno torturata proprio di domande perché erano professori un po' più precisi, quindi sia sulla lezione simulata, però è stato bello perché almeno ho fatto vedere che aveva un senso quello che avevo fatto, quindi perché questa TIC e non quest'altra, perché questa disabilità e non quest'altra. Io poi nella traccia non era indicata la disabilità, ho inserito io degli alunni e ho usato alunni che avevo già avuto, quindi utilizzando un contesto reale era tutto più facile, dicevo proprio la verità. Quindi mi hanno anche chiesto la differenza tra differenziata o paritaria, quante ore di sostegno si danno per quella tipologia di disabilità, anche domande molto specifiche. E ho risposto sempre con la mia esperienza. Infatti non erano d'accordo perché al mio alunno che aveva un disturbo intellettivo lieve, ho detto che aveva una differenziata con 18 ore. Loro non erano d'accordo. Ho detto, no, ma è. Ho detto però è la verità, cioè questo ragazzo aveva una situazione particolare a casa e Allora quindi sì. più che disabilità è tutta era un'altra questione per quello. E infatti hanno apprezzato anche la risposta e poi quando ho pescato la domanda disciplinare mi è uscita grammatica, quindi c'era poco da dire, era il complemento d'agente di causa efficiente, quindi ho iniziato a parlare dei complementi e lì hanno iniziato a dire complemento oggetto interno e come si colloca invece il predicativo del soggetto, ho iniziato a fare un po' a punzecchiare. E poi mi hanno fatto loro domande di letteratura, così proprio mi hanno iniziato a fare il quizzone, siccome finisce quella poesia di Montale, fortunatamente io ricordavo, cioè io lo studio fo folle che avevo fatto.
è servito, quindi ho risposto a tutto. E anche, infatti lì poi l'inglese non mi hanno detto di parlare in inglese, mi hanno solo fatto delle domande perché insegni. Io avevo inserito una citazione in inglese, quindi sono partita da quella di Bloom, ho parlato del Mastery Learning in inglese e quindi poi si è concluso lì. E mi hanno fatto i complimenti, io stremata il 18 luglio con 40.000 gradi in Puglia, però poi ce l'abbiamo fatta. Dai, bellissima questa esperienza. No, è bello soprattutto quando poi uno, secondo me, è soddisfatto, perché poi è quella la cosa che fa la differenza. Perché ho letto anche alcuni commenti di alcuni corsisti che magari non hanno preso voti altissimi, o magari sanno che anche se hanno fatto bene non riusciranno, perché magari la somma dei punteggi vari non arriva magari a essere fra i primi Esatto. dei vincitori, ma super contenti del fatto di essere riusciti a dire la loro come la volevano dire, quindi di proprio dimostrare la loro preparazione. Diversamente è stato brutto vedere quando ci sono state commissioni invece tremende che hanno umiliato i concorrenti, perché là, cioè, è umiliare un pari e quindi è Sì, veramente bruttissimo. infatti. Quello è brutto. Allora, questa cosa risponderà Maria Chiara. Una domanda sul corso, però è meglio che, cioè, vorrei che rispondessi tu. Nel corso, quindi la lezione simulata, immagino, ci sono anche aiuti per quale programma usare per la lezione simulata da esporre? Sì, certo. Sì, c'è tutta il compendio sull'ETIC specifico proprio, sì. Ci sono i consigli anche Cristina in live. E questo, Marta, cerchiamo, cioè, voglio spiegare questa cosa. Allora, oggi Maria Chiara, ci sta raccontando la sua esperienza concorsuale e ha precisato, lei non ha seguito la parte di teoria con me, ma è entrata direttamente dalla parte della pratica per lo scritto. Quindi, mentre il corso, come articolato, o meglio, tutto il percorso articolato in tre parti, una parte di teoria, che è quella che è oggi disponibile verso il ruolo, la parte delle palestre, che sarà poi disponibile più avanti, che oggi si può acquistare solo per chi chiaramente si iscrive a tutto il percorso, e poi la parte della lezione simulata, che ci tengo a dire è separato, non rientra nel pacchetto dello scritto, perché se uno non dovesse superare lo scritto per un motivo o per un altro, che senso ha aver preso anche un corso per la lezione simulata? È meglio nel caso che se lo prende, se lo vuole prendere, se lo prende dopo. Questo è un po' il razionale. Vediamo se ci sono. Allora, per le graduatorie di merito, bisognerà aspettare la fine di tutte le prove orali? Ci sarà la possibilità di scegliere la provincia per l'immissione in ruolo? Allora, lì dipende dalle commissioni, dalle regioni, dalle classi di concorso. Quindi, le graduatorie di merito in alcuni casi ci sono già, quindi dipende da quando si spicciano le vostre commissioni. Per quanto concerne la scelta della provincia, sì, ci sono due fasi. La prima fase in cui uno sceglie la provincia e la seconda fase in cui poi va a scegliere la scuola. Quindi chiaramente sono due fasi a cui dovete partecipare se volete prendere il ruolo. Diversamente, se non partecipate a una delle due, praticamente state rinunciando. Questa è la realtà dei fatti. Come sono messi in Puglia con la tua classe di concorso? Hanno Sì, hanno finito? finito, sì. Sono stati velocissimi, sono usciti le convocazioni ad aprile, e ci sono stati accavallamenti a 22 a 12, avevamo la data insieme, però hanno risolto, dopo un mesetto hanno risolto, hanno iniziato a fine maggio, sono andati avanti a oltranza, e anche perché anche questo, come riporta Sonia Cannas, lei anche tranquillizza sempre, è vero, c'è anche la percentuale di assenteismo che incide tanto. Agli orali, per quanto uno si spaventi dei numeri, però ci sono molte persone che rinunciano, che non si presentano, anche quello Sì, è un aiuto grande, sì, però si stanno sbrigando. ok, però non è ancora uscita la No, graduatoria a voi. non abbiamo ancora la valutazione titoli, ma perché hanno finito proprio forse la settimana scorsa, da poco. Però Ok, allora. concordo su quello che hai detto prima della questione dei titoli, dei punti, cioè io pur avendo preso 100 entrambe le prove, quindi magari anch'io dico sì, i titoli sono pochi perché insegno da pochi anni, non ho fatto B1, B2, master, non ho chissà che cosa, ne ho pochi di titoli e quindi c'è comunque il rischio di non rientrare, c'è sempre, però a me non importava, a me importava veramente fare una bella figura. E sedermi sicura ed è quello che il corso mi ha dato. Io mi sono seduta sicura di me
E l'ho dimostrato, cosa che per l'altro concorso non avevo perché ero proprio libera, quindi quello. E infatti io consiglierei di fare tutto il percorso, cioè dalla teoria alla pratica, perché è un'altra cosa. Facendolo nella lezione simulata ho visto proprio la differenza. Purtroppo ho scoperto le palestre che ormai era tardi, e se no, tornando indietro lo farei, lo farei tutto, e se ci saranno altri concorsi in futuro lo farò dall'inizio. Proprio lo consiglio a tutti, ma Cristina non mi conosce, non sa, io proprio col cuore veramente consiglio il corso di Cristina proprio a livello formativo e a livello umano. Cristina è una persona spettacolare, risponde subito su Instagram il dubbio sulla normativa. Un giorno mi ricordo io ero a scuola, Cristina, com'è questa regola? Mi ha mandato un audio dove mi spiegava la differenza dal regolamento, cioè qualsiasi dubbio lei risponde via mail, su Instagram. Certo, non è che bisogna bombardarla per ogni dubbio, però Ricevo una marea di messaggi, una marea, una marea. Infatti non sempre immagino. riesco a rispondere tutto, poi dipende anche dalle richieste. Allora, se io so che uno è un corsista è diverso, è chiaro che hanno, c'è sempre una priorità, è ovvio, perché su con una marea di follower, cioè alla fine sono tutti docenti praticamente per lo più, ci sono docenti che ti scrivono per situazioni personali. Allora, se uno è un corsista è chiaro che io lo so, passo, do la precedenza, è normale. Però in generale cerco di rispondere comunque a tutti Sì. e non devi. E l'abbiamo visto durante le dirette, non ti facevano andare, c'era cioè tardissimo, anche il cane si ribellava, però andavamo, cioè questa è Sì, proprio una cosa abbiamo che. sforato di 2 ore. Abbiamo sforato di Sì. 2 ore per le domande, praticamente. Sì. Allora, c'è un'altra domanda, questa però mi sa che devo per forza rispondere io. Qual è la differenza fra Gold e Premium? Che dovrebbe finirsi forse Premium, dico sempre, però. Allora, la differenza è nei quelli che chiamiamo bonus, cioè la parte di teoria è la stessa, non c'è una teoria meno buona, una teoria più buona, ok? Cioè il Gold e il Premium ti danno la stessa teoria. La differenza qual è? Che nel Premium hai una serie di, hai praticamente tutto, hai anche le live in cui poi quando uscirà il bando noi calendarizzeremo delle giornate, 5 giornate in cui ripetiamo a tambur battente in 10 ore le cose principali da sapere per il concorso. Poi c'è un allenamento delle palestre incluso, c'è la figata di quest'anno, il simulatore, praticamente con le prove concorsuali, quindi cioè, quello sarà, secondo me, ecco, associato alla palestra sarà una bomba quello, perché comunque ti dà la possibilità proprio durante lo studio di allenarti costantemente. E poi non mi ricordo cos'altro c'è, ma tipo c'è anche una lezione, ah no, mi ricordo, c'è l'altra lezione di strategie risolutive, cos'altro c'è? E poi chiaramente ci sono tutti gli sconti, ma quello vale per tutto. Allora, poi c'erano delle domande. Ah no, questo grazie Vivian, confermo Cristina, una garanzia. Sharon, il tuo corso è consigliabile anche per la classe di concorso a 45. Allora, come già diceva Maria Chiara, io non preparo per la disciplina, ma è la parte generale che è comune a tutti. Quindi, non troverai argomenti di filosofia o quello che sia, insomma, matematica, scienze, no, soltanto la parte generale. Cos'altro c'è qui? Doranna, complimenti per la chiarezza delle spiegazioni, grazie. Pamela Verrone, quali sono i prezzi? Sono saliti, ora non mi ricordo esattamente, devi guardare in piattaforma. Miriam, c'è cioè carina, Cristina Forever, siete tanto carini. Io poi mi emoziono in realtà quando vedo i vostri commenti, è sempre, fa sempre strano. Vediamo, ecco, c'era un'altra domanda. No, l'abbiamo già risposto. Ciao Cristina, ho acquistato il corso premium e a proposito del simulatore, alla fine batterie, ci sono le soluzioni? Yes. Alla fine, quando fai tutta una simulazione completa da 50, finisci e ti dice le risposte giuste e quelle sbagliate. Vorrei sapere se quindi, oltre alla traccia estratta, ti hanno chiesto anche altre cose. Sì. Sì, sì, sì.
Sì, non cercano di mettere in difficoltà, vogliono approfondire magari sull'argomento stesso, cercano un po' di approfondire, ti indirizzano loro. Nel caso di grammatica mi hanno fatto domande di letteratura, perché anche su grammatica stessa, però grammatica è una materia molto esauriente, quindi per vedere un po' di più le conoscenze hanno spaziato loro, però anche lì non è stata un'interrogazione universitaria, è stato proprio un colloquio tra colleghi praticamente, e ho notato questo, l'umanità di gente che comunque fa il tuo stesso lavoro, quindi, e che è stata precaria come te. Quindi, per quanto l'esperienza poi di ognuno è diversa, perché con la stessa commissione mia altri hanno detto che invece è stato pesante, è stato più duro. Secondo me una cosa che ha predisposto tanto è stata la lezione simulata, perché avendo già metà esame, che è andato bene, loro poi cercano di aiutarti, quello che ho, diciamo, l'impressione che ho avuto io. No, mi fa sorridere perché l'ho notato anche io, perché non so se ve l'avevo raccontato la parte di inglese, che dove io invece non sono, beh, io sto concorso, sapete, l'ho provato uno per vedere i corsi se sono sempre in linea, se c'è da migliorare e quant'altro, e poi per il discorso delle assegnazioni provvisorie, del potenziale trasferimento, non penso di no, in futuro, insomma, mi serve punteggio ovviamente. E mi ha fatto ridere perché, vabbè, la lezione simulata è piaciuta molto e arrivati poi alla domanda che ho estratto, io, diciamo, ho guardato il dirigente negli occhi, ho detto, dirigente, posso essere polemica? Perché è venuta fuori una domanda sul progetto individuale, che in pochi comuni è veramente attuato, e quindi ho iniziato dicendo questo sconosciuto, perché alla fine, cioè, chi l'ha mai visto questo progetto individuale? Pochi, per fortuna. Qua ho scoperto che un comune qua vicino Padova, ad esempio, l'ho attivato, però sono veramente casi rari. E la predisposizione positiva c'è stata soprattutto per l'inglese, quando la docente di inglese mi ha fatto questa domanda che in realtà era super semplice, a cui io ho dato la risposta secca, perché mi chiedi da dove vieni, io ti rispondo da dove vengo. E lei invece voleva farmi una domanda semplice, magari mettermi a mio agio e raccontare qualcosa, ma io, una volta che ti ho detto da dove vengo, cosa ti devo dire più? E poi proprio tremendo, infatti mi sono giocata quei 2 punti di inglese così, perché poi gli ho detto, vabbè, mi faceva dai parla di qualcosa, e ho iniziato a dire cose, ma vabbè, vai così. Quindi io consiglio comunque di saperlo l'inglese, perlomeno. Ah, mamma mia. Allora, e qua infatti arriva una domanda, ma se non si risponde bene sull'inglese, c'è il rischio che ti boccino direttamente? No. Cioè, l'inglese, se vedete la valutazione, non è che ha la maggior parte dei punti, quindi difficilmente se non rispondi a inglese non passi, cioè difficilmente mai, a meno che la tua disciplina non sia inglese, e allora là ci sono problemi, però no, 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 ma non prenderete il massimo. Altro non mi sembra che ci sia, vediamo. Dai, Maria Chiara, vuoi dare dei consigli finali per chi magari deve approcciarsi al prossimo concorso? Quindi come iniziare lo studio, secondo te, cosa fare? Sì, allora, sempre dalla mia esperienza, se decidete di iniziare con il corso di Cristina, è un percorso guidato, quindi studiare quello che lei dà, seguire quando ci saranno le live, seguire le video lezioni in maniera rilassata, perché io l'ho vissuta un po' male, un po' con angoscia, che poi guardandomi indietro non serviva proprio, perché tanto o studi con angoscia o studi in maniera serena, non cambia la fine, quindi no. Però studiare, consiglio di studiare con una guida, perché da soli il concorso non è come un esame universitario dove c'è un manuale e hai fatto delle lezioni col professore. Il concorso è un insieme di saperi molto più complesso. Più si va avanti, più la scuola diventa complessa e quindi è necessaria una guida. Quindi io consiglierei di iniziare proprio con Cristina, perché è proprio la guida, quella che noi dovremmo dare ai nostri studenti, serve anche a noi, e a noi la dà Cristina, perché proprio Cristina ti prende per mano, ti guida, ti dice quello che devi fare. E
molto devi metterci tu, ovviamente, perché lo studio è fondamentale. Lo studio è la prima cosa. Lo studio o da soli o con i corsi è la prima cosa, per forza. Però uno studio mirato è più intelligente di uno studio pieno, pesante, però magari campato in aria. Quindi uno studio mirato che Cristina offre è la cosa migliore, cercare di viverla con serenità, perché come ci ripetono sempre, non è il concorso che ci giudica in quanto insegnanti, però è una bella soddisfazione affrontarlo con una preparazione buona, cioè ci dà proprio un'autostima più forte e ci rende anche più sicuri in aula quando poi entreremo in aula o col concorso o senza concorso, comunque noi poi il lavoro lo andremo a fare e quindi è fondamentale essere preparati, formati e la formazione che dà Cristina è a 360 gradi, quindi è oltre il concorso. Tant'è che la mia professoressa del liceo, quando mi ha sentito parlare di lezione simulata, tutte le TIC, mi ha detto: Maria Chiara, mi hai fatto venire voglia di rimettermi a studiare. Perché è una cosa bellissima, perché è quello che poi abbiamo fatto noi con Cristina. Abbiamo studiato tecniche, metodologie nuove. Che ti formano proprio a livello personale e quello poi si vede nei concorsi, si vede nel lavoro, ti rende più sicuro coi colleghi, soprattutto chi è giovane o chi ha le prime armi, anche da più grande, però quando si ha le prime armi ci si sente sempre un passo indietro, invece ti dà la sicurezza di dire no, io questa cosa la sola devo dimostrare, quindi si lavora anche sull'autostima, quasi una terapia dallo psicologo, lo consiglierei veramente. Altre mille volte io lo rifarei, tornassi indietro, lo farei dall'inizio, vivendo con serenità e seguendo sempre i consigli di Cristina, anche le live che faceva poco prima dello scritto, facessi una live che eri a spasso col cane dove ripetevi le norme, io sul letto guardavo la live, sì, questa la so, questa la so, è tutto un percorso enorme, utile, tutto, c'è tutto quello che trovate, sia nel corso sia con Cristina. Infatti quando lei mi ha detto se avessi voluto parlare, ho detto subito sì, perché le persone come Cristina meritano di avere poi il riscontro che hanno e non diamolo a chi non lo merita, diamolo a chi davvero ci tiene a formare e non a preparare giusto per il superamento, perché poi si esce dei professori, cioè si esce dei professori. Su questo proprio non ci piove. Grazie, guarda, io sempre che dentro di me dico Madonna, aiuto, meno male che, cioè, Sì, sono contenta che arrivi, sinceramente, perché io ma sono cose che penso veramente dal cuore, da quando ti ho scoperta subito. Infatti, anche mia madre è un'insegnante, una maestra, tua grande fan, dice la prof spettinata, ti seguiamo, proprio io ti consiglio a tutti, proprio non grazie. ho più parole perché veramente sto parlando col cuore. Grazie davvero, cioè, vabbè, andiamo avanti perché sennò qua io inizio a piangere qui davanti. Allora, qua c'è Sharon che ci dice: la tempistica per studiare per il prossimo concorso si dovrebbe già iniziare. Tu che dici, Maria Chiara? Allora, non avendo fatto la teoria con te, non so le lezioni in quanto tempo. Io ho studiato dai manuali, poi dipende anche dal metodo di studio. Io sono lenta, quindi ho iniziato d'estate perché volevo andare con calma, quindi facevo. Questo. Sì. E questo, e tu come hai fatto? Quanto, cioè, quanto tempo hai impiegato per la teoria per arrivare, considerando che il concorso è stato bandito a dicembre? Quando hai Sì. iniziato Io ho a studiare? iniziato a giugno perché avevo finito di lavorare, perché ero scottata dal concorso precedente, quindi poi si parlava di bando imminente, non sapendo quando sarebbe uscito, cioè iniziamo, tanto prima o poi lo devo fare. Iniziando a giugno ho avuto l'estate libera senza lavorare, quindi avevo il pomeriggio, andavo anche a mare, mi portavo i libri al parco e quindi ci ho messo praticamente l'estate, sono anche partita, ho fatto le vacanze, però ho studiato durante l'estate. Ricordo che a settembre ho iniziato poi a lavorare, a ottobre ho iniziato a lavorare, avevo già finito di studiare la teoria che credevo fosse tutta la teoria e quindi ripetevo, facevo quiz che trovavo in giro, infatti entrate nei gruppi Facebook, nei gruppi Telegram dove si scambiano i quiz perché anche quello è importante. Avevo anche un libro sui quiz che facevo e ripetevo. Quando poi ho scoperto Cristina, ho scoperto
cioè, ho saputo di non sapere tutto e quindi ho integrato. Però fondamentale era stato avere già la teoria solida da prima, altrimenti fare tutto con l'acqua alla gola si può fare, però non si vive Grazie. bene. Sì, cioè muori, muori, soprattutto se lavori. Quest'anno avevo una scuola terribile e quindi ero anche stressata per la scuola. E, quindi prima si inizia, meglio è, con calma, così lo fai con calma, senza, magari chi lavora meglio sotto pressione dice no, ora è presto, iniziamo più a ridosso. Sicuramente da quando esce il bando iniziate, se non ora iniziate da quando esce il bando. Però sì, prima è, meglio è con calma, proprio con tutta la calma del mondo. Sì, infatti, ad esempio, a quello che ho detto ad alcuni che volevano già iniziare, iniziate già d'estate con calma. Probabilmente avremo le stesse tempistiche dello scorso anno per come stanno andando le cose. Però, appunto, un conto è studiare con la fretta, un conto è godersi il percorso, Sì. perché appunto non è lo studio per il concorso, è sempre Infatti, quello il punto. infatti, È sempre quello infatti, il punto. infatti. Infatti è stato bello poi integrare le palestre, integrare i video del dottor Fanello, ma altri, tutti gli altri video che poi sono iniziati a fioccare ovunque. Instagram sapeva che stavo preparando i concorsi, usciva anche su TikTok ovunque. Però sono approfondimenti belli che non ti generano ansia perché tu hai già la tua teoria solida e aggiungi qualcosa, non la ricordi, qualcosa la ricordi, però è utile. Invece fare tutto insieme, ovviamente ti fa esaurire, perché ci sono tante sfere, dalla teoria proprio dei pedagogisti, la teoria degli psicologi, la parte proprio della scuola, non solo la normativa, anche proprio tutto quello che riguarda le competenze, cioè tutto, tu è tanto, e quindi Cristina ti dà l'ordine perlomeno con cui seguirlo, ti dà un senso, però è complesso, è la complessità di Moren, è tutto mischiato. Quindi studiando uno poi ti ritrovi l'aggancio all'altro, trova tutto senso alla fine, però fatto piano piano con Ecco, calma. sì. Pamela chiede, questo penso sia rispetto al corso della lezione simulata. Da un punto di vista informatico, proprio nella realizzazione della lezione simulata è utile? No, almeno io non faccio informatica, non c'è la parte in cui ti dico guarda, fai la prima slide, clicca qui, metti quello. No, se è questo che intendi, no, assolutamente. No, però comunque avendo il tuo scheletro si ha un'idea, almeno hai un'idea di grafica. Poi cliccare con il mouse sulle opzioni, quello vabbè, dobbiamo saperlo fare da soli. Però con tutte le app che ci sono ora è molto semplice, cioè intuitivo. Magari chi non è Canva. abituato a usare Canva, PowerPoint, cioè sono intuitivi, sono semplici, si fa. Se c'è Sì, ma anche. comunque al di là di questo ci sono un sacco di tutorial per l'utilizzo di questi tipi di software, quindi su YouTube si trovano i tutorial Sì, tranquillamente. ma è la parte che spaventa meno quella. Allora, giovane più alle prime armi uguale quanto avete ragione. Allora, Dora, io sono indecisa se fare o meno il concorso perché inizio il percorso del TFA, ma se prendessi comunque il corso, credo sia un ulteriore aiuto e supporto maggiore durante il percorso TFA. Aiuto. Allora, io non mi sento mai di dire che se non dovete fare, dovete prendere, perché è una scelta molto personale, anche perché è un investimento a tutti gli effetti. Però, se non devi fare il concorso, aspetta, cioè, nel senso, fai il TFA perché comunque ti formerà il TFA intanto. Poi c'è chi mi dice che comunque ha utilizzato il corso e che, o meglio, chi aveva studiato con me che durante il TFA si è trovato agevolato perché aveva già studiato, ma un conto è perché aveva già studiato, un conto è se lo devi fare in più, cioè potrebbe essere in alcune parti magari una ripetizione, non lo so, dipende da dove ti sei iscritta, dipende da come sono i docenti che ti trovi. Un conto è che mi dici proverò il concorso, allora ha un senso. Altro non mi pare, mi sa che siamo, e ovviamente io dico sempre facciamo 20 minuti di diretta, sì, un'ora, non ce la facciamo, niente da fare, vi costringo a un'ora. Questo nell'analisi SWOT di Cristina è tra i punti di debolezza da migliorare.
Sì, ma quella è proprio sempre una mia debolezza, perché poi io prendo la chiacchiera, io se non ho le slide sotto, io lo dico sempre, se non ho delle slide sotto, vado, parlo, chiacchiero. Infatti, quando arrivano i commenti sul corso, no? Che dicono, no, corso chiaro, conciso, dritto al punto, io e chi mi conosce ridiamo, perché io non sono per niente concisa e dritto al punto, ma nei corsi finalizzo e quindi faccio, cioè vado dritto al punto, perché se no, veramente, ciao. Vabbè. Ok, dai. Allora, Maria Chiara, io direi che abbiamo fatto un'ora precisa e possiamo. Ti ringrazio ancora veramente di essere stata qui. E in bocca al lupo per questa graduatoria. Fammi sapere se rientri nei posti, perché veramente siamo tutti così. Mi raccomando, anche perché appunto questa guerra fra poveri leviamola davanti, cioè veramente auguriamoci il meglio e basta. E tanto prima o poi arriva sempre il momento dell'immissione, arriva quando è il momento giusto si entra. E Vero. quindi ti auguro che questo sia il tuo momento, te lo auguro davvero di cuore. Grazie. Grazie di tutto. Ti ringrazio di tutto, anche se te l'ho già detto mille volte, te lo ripeto, grazie di tutto con il cuore, veramente. Grazie a te. Va bene, grazie a tutti coloro che sono rimasti. Ciao a tutti.